Don Giampiero Bracchi, ex parroco alla frazione Mezzano di Travacossi Comario, attualmente cappellano in una casa di riposo, è stato condannato a 4 mesi di carcere e 1.200 euro di multa per detenzione di materiale pedopornografico. Delitto di Vigevano, interrogatorio in carcere questa mattina per il pensionato 71enne che sabato ha ucciso a coltellate l'ex compagna. L'interrogatorio è durato circa 30 minuti. Vi raccontiamo le ultime novità. Voghera, molta solidarietà attorno all'imprenditore 68enne che ha sparato venerdì sera contro un gruppo di persone che si erano introdotte nell'area della sua azienda. È nato anche un gruppo su Facebook, quasi 800 adesioni in poche ore. Abbiamo intervistato il promotore dell'iniziativa. Niente più autobus in centro storico a Pavia durante i fine settimana. Via libera definitivo dalla giunta di Palazzo Mezzabarba. Dal prossimo 25 aprile scatta la novità, ve la anticipiamo. Grande successo al Teatro Cagnoni di Vigevano dello show del comico Paolo Migone dedicato ai rapporti tra uomo e donna. 2 ore di risate non stop, tra poco le immagini dei momenti più divertenti. Martedì 11 marzo, buonasera e bentornati a Pavia Italia, come sempre buonasera a Chiara Antico. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Lo avete sentito dal nostro sommario, Don Giampiero Bracchi, ex parroco alla frazione Mezzano di Travacossi Comario, attualmente cappellano in una casa di riposo, è stato condannato a 4 mesi di carcere e 1.200 euro di multa per detenzione di materiale pedopornografico. Una condanna a 4 mesi di carcere e a 1.200 euro di multa per detenzione di materiale pedopornografico. Questa è la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Pavia a carico di Don Giampiero Bracchi, 58 anni, originario di Sant'Angelo Lodigiano. Già parroco alla frazione Mezzano di Travacossi Comario e attualmente cappellano presso la casa di riposo di Mede. Un nome e un volto ben conosciuti in provincia, una vicenda destinata sicuramente ad alimentare polemiche. Anche per il ruolo ricoperto dal sacerdote da sempre vicino ai ragazzi, Don Bracchi era stato l'organizzatore del Grest di Mezzano e per anni ha lavorato a stretto contatto con i più giovani. In paese viene ricordato soprattutto per il suo impegno per la comunità e per una polemica legata ai rintocchi delle campane, melodie fastidiose secondo alcuni cittadini che si erano lamentati pubblicamente. Una controversia di poco conto se paragonata al caso per il quale è stato condannato. Quello che molti forse non sanno è che Don Bracchi aveva già affrontato una vicenda giudiziaria assai delicata nel 2008 quando aveva patteggiato 2 anni di reclusione per atti sessuali con una minorenne. Un'accusa e una sentenza pesanti, entrambe passate forse sotto traccia. Negli ultimi mesi si sono concentrate le indagini della squadra mobile della polizia sulle immagini pedopornografiche salvate dal parroco sul suo computer. I poliziotti, nel corso di una perquisizione, hanno trovato sul PC del 58enne una decina di immagini inequivocabili, più un altro centinaio già cancellate dall'hard disk, ma recuperate dagli esperti della polizia. Foto che hanno incastrato il sacerdote, finito quindi a processo a Pavia. Oggi la sentenza emessa dal tribunale, commutata però interamente in sanzione pecuniaria. Don Giampiero Bracchi non sconterà il periodo di detenzione in carcere, ma dovrà pagare una multa complessiva da 31.200 euro. Lo avete sentito, Don Giampiero Bracchi, ex parroco alla frazione Mezzano di Travacossi Comario, condannato a 4 mesi di carcere e 1.200 euro di multa per detenzione di materiale pedopornografico. E allora abbiamo raccolto proprio le prime reazioni proprio nella frazione di Mezzano. Le persone non si finiscono mai di conoscere. Però ha dato tutta un'altra... Però, quando è stato qua, noi non siamo accorti di niente. E non è successo niente, i bambini che dicevano, non si sono mai lamentati. E quello che ha fatto qua è stato bello. Poi, se è successo questo, non so... I bambini, appunto, sono sempre stati contenti. Nessuna mamma, nessun papà si è mai lamentato che qualche bambino ha fatto qualcosa. Almeno questo è quello che noi sappiamo, se poi... Però le voci giravano già ai tempi. Le voci giravano, sì. Che cosa si diceva? Che aveva portato in campagna dei bambini, che però, almeno, noi non siamo mai accorti. E il bambino che è stato portato in campagna non si è mai lamentato, non ha mai detto niente, mai venuto fuori niente. Con noi è stata una persona splendida, i nostri figli non si sono mai lamentati di niente, poi non so, io parlo per quello che ho visto io, poi non so. Certo, oggi è stato condannato il Don, non so se avete avuto notizie, per detenzione di materiale. Cioè, vi coglie un po' di sorpresa, diciamo, questa notizia? Sì. Non ve l'aspettavate proprio? No, sinceramente no. Noi 5 anni che siamo qua, c'è sempre stata una persona corretta. Conosceva sì. Don Giampiero, giusto? Sì. Ecco, che ricordo, insomma... Bellissimo. Che... Stupendo. Non ha mai creduto alle voci, no, che giravano? Assolutamente no. Anzi, se ritorna siamo pronti ad accettarlo a mani aperte. Ho capito.
Quindi se le dicessi che oggi è stato condannato per detenzione di materiale pedopornografico, come la prende questa notizia? Malissimo. Malissimo. Non si aspettava questa... No, assolutamente no. Se le dicessi che oggi è stato condannato per detenzione di materiale pedopornografico? Quelle cose lì le ho sentite, che lo dicevano. Io non posso dire niente. Per lei è sempre stata una persona comunque corretta per quel che poteva conoscerla? Non è che... Poi io, mio figlio, suonava in chiesa, avevamo la corale e lui veniva. E suo figlio cosa diceva? No, mio figlio niente, assolutamente niente. La condanna per materiale pedopornografico, secondo lei, da dove nasce? Dall'invidia di qualcuno. Ce l'aspettavamo, non lo sapevamo, è stato condannato. Oggi? Ah. Per? Detenzione di materiale pedopornografico. Io so che quando lui è andato via sono stati ascoltati anche dei bimbi, dei ragazzini che abitano qui, però nessuno ha mai detto alcunché, ecco. Tutti hanno sempre negato comunque. Sempre negato, sì. Queste quindi le prime reazioni alla frazione Mezzano di Travacò-Sicomario a questa notizia. Cambiamo argomento. Chiara, che cosa è accaduto questa mattina a Mortara? Attimi concitati questa mattina in un istituto scolastico di Mortara. Alle 9 infatti personale medico del 118 è intervenuto con un'ambulanza uscita in codice giallo, quindi un codice di media gravità, per prestare soccorso a una ragazza di 14 anni che ha accusato un malore. Stando alle prime informazioni, il malore della giovane sarebbe stato provocato dagli effetti di uno spinello che la 14enne avrebbe fumato. L'episodio, come detto, sarebbe avvenuto nei pressi di un istituto scolastico di Mortara questa mattina intorno alle 9. E adesso a Marcignago con un'importante operazione della Guardia di Finanza. I finanzieri della compagnia di Pavia lo avevano fermato nel corso di un normale controllo a Marcignago. L'uomo, un quarantenne serbo disoccupato e senza fissa dimora, non era però riuscito a spiegare il motivo della sua presenza in paese. I militari lo avevano lasciato andare seguendolo con discrezione fino a che il quarantenne era entrato in un capannone industriale apparentemente in disuso. A quel punto i finanzieri hanno deciso di fare irruzione nello stabile, trovando all'interno una vera e propria piantagione di marijuana. Una serra con tanto di lampade ad alta resa per illuminare l'ambiente, stufe, umidificatori, ventilatori e addirittura un impianto di irrigazione computerizzato, tutto studiato per ricreare il giusto microclima per favorire la crescita delle piante. L'uomo è stato immediatamente arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno poi sequestrato il capannone e tutto l'impianto di coltivazione, assieme alle circa 200 piante di marijuana giunte ad un perfetto stato di maturazione e pronte per essere raccolte. Secondo le stime fatte dai militari, la raccolta e la vendita della droga avrebbe potuto rendere all'organizzazione criminale qualcosa come 90.000 euro. E adesso Pavia, un importante via libera, un via libera definitivo dalla giunta di Palazzo Mezzabarba. Niente più autobus in centro storico a Pavia durante i weekend. Mai più autobus in centro storico durante i weekend. Dopo la sperimentazione nel periodo natalizio, arriva il via libera definitivo della giunta di Palazzo Mezzabarba. Dal prossimo 25 aprile, in Corso Cavour, Strada Nuova e Corso Mazzini, i grossi mezzi del trasporto pubblico locale spariranno dagli assi principali del centro, dalle ore 14 del sabato fino alla sera di domenica e durante i festivi. Una decisione presa dall'amministrazione del Mezzabarba per rendere maggiormente godibili le vie dello shopping cittadino durante il weekend, quando le famiglie pavesi diventano i principali fruitori del centro della città. Fino al 31-12, ma poi col bilancio prossimo 21 diventerà ormai per sempre, togliamo i grandi autobus, i megabus che creano più disagio che utilità nel centro storico durante il weekend, e crediamo quindi di fare un servizio alla fruibilità piena della città, alle famiglie con bambini, con i passeggini che girano, agli anziani che potranno così godersi davvero il centro libero da questi grandi mezzi. Un progetto costato oltre 100.000 euro, investimento necessario, ha spiegato l'assessore alla mobilità Antonio Bobbio Pallavicini, per deviare il tragitto degli autobus, che sarà quindi allungato di alcuni chilometri rispetto al vecchio itinerario.
Con la cronaca chiara e con le prossime immagini andiamo a Vigevano. Un uomo di 74 anni è caduto dalla sua bicicletta mentre stava circolando in corso Pietro Nenni a Vigevano. La colpa sarebbe da attribuire alle famigerate buche sulle strade. Il ciclista infatti avrebbe perso l'equilibrio proprio in prossimità di una fessura. Fortunatamente l'anziano non avrebbe riportato gravi ferite ed è stato comunque trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto intervenuti per tutti i rilievi del caso gli agenti di polizia locale. E un altro incidente è avvenuto a Castelnuovo nel primo pomeriggio di oggi sull'ex statale 206. Due persone di 48 e 75 anni sono state soccorse e trasportate in ospedale a Vigevano per accertamenti. Sul posto, oltre ai medici del 118, per tutti i rilievi del caso sono anche intervenuti gli agenti di polizia locale. Appunto, state vedendo proprio le immagini girate intorno alle 14 di oggi, quando appunto a Castelnuovo sull'ex statale 206 è avvenuto questo incidente. Due le persone coinvolte e trasportate in ospedale, un 48enne e un 75enne. E ieri sera gli agenti del reparto radiomobile di polizia locale di Vigevano sono intervenuti in via 20 settembre dopo la segnalazione di alcuni cittadini della presenza di un uomo cinese che stava andando fuori di matto. Si tratta di un giovane, un 20enne, che urlava disturbando e molestando i passanti. Gli agenti hanno riportato la calma e condotto il cinese in comando. A seguito di accertamenti è emerso che il 20enne si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nello specifico di ICE, che è una nuova droga sintetica 9 volte più forte della cocaina. Delitto di Vigevano, interrogatorio in carcere è questa mattina per il pensionato 71enne che sabato ha ucciso a coltellate l'ex compagna. Un interrogatorio è durato circa 30 minuti e allora sentiamo le ultime novità. La difesa ora punterà a dimostrare in aula che il killer avrebbe agito perché condizionato dall'atteggiamento provocatorio della moglie. Nuovo interrogatorio questa mattina in carcere per Francesco Albano, 71 anni, l'uomo che sabato scorso ha ucciso a coltellate la moglie Assunta Sicignano, 43 anni, con la quale gestiva un locale, lo Psycho Café di Corso Cavour a Vigevano. Il 71enne ha parlato per circa mezz'ora con il giudice delle indagini preliminari, una conversazione nella quale ha ripetuto la versione fornita la sera dell'arresto. La coppia litigava sempre più frequentemente negli ultimi mesi e Albano, pur essendo a conoscenza che la moglie frequentava un altro uomo, non riusciva ad accettarlo. Secondo la sua confessione, il giorno dell'omicidio il 71enne avrebbe preso il coltello perché temeva di essere aggredito dalla moglie, che in quei momenti era al telefono proprio con l'amante. Sarebbe stata una frase offensiva pronunciata nei suoi confronti dalla 43enne a scatenare la furia del marito, che l'ha poi colpita con una decina di coltellate. Il GIP ha convalidato l'arresto, ora si attendono i risultati dell'autopsia che con tutta probabilità verrà effettuata mercoledì. E adesso a Voghera molta solidarietà attorno all'imprenditore 68enne che ha sparato venerdì sera contro un gruppo di persone che si era introdotto nell'area della sua azienda. È nato anche su Facebook un gruppo di sostegno che in poche ore ha raccolto centinaia di adesioni. Quasi 800 membri e una valanga di mi piace, adesioni e qualche commento. La vicenda dell'imprenditore vogherese Emilio Croce, che alcuni giorni fa ha sorpreso i ladri nella sua proprietà ed ha aperto il fuoco ferendone uno o forse due, non smette di far discutere e trasloca su Facebook. Da domenica, quando è stata creata da un ragazzo di Voghera, la pagina Vogliamo la grazia per Emilio Croce è stata presa d'assalto dagli utenti. Per lo Stato italiano bisogna far entrare i ladri e mettergli il tappeto rosso. Vergogna, scrive Michael, mentre Matteo dice: chiediamo solamente che la proprietà privata sia garantita e che ognuno possa difenderla con i mezzi che ritiene più opportuni. Insomma, centinaia di utenti hanno manifestato solidarietà all'imprenditore 68enne che al momento risulta indagato per tentato omicidio per aver aperto il fuoco contro un gruppo di almeno 6-7 persone che attorno alle 22 di venerdì si erano introdotte nella sua azienda di via Crescente. Una piccola traversa di via Nenni nella zona industriale di Voghera. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sembra infatti che gli intrusi avessero il volto scoperto e non fossero armati, così come resta al vaglio degli inquirenti la posizione del ferito, un nomade di 41 anni proveniente da Lodi, colpito da un proiettile a una gamba e che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati. Purtroppo non mancano le segnalazioni riguardo a truffe e danni di anziani. L'ultimo caso ci porta a Vigevano, dove è stato fermato un quarantenne. Potrebbe trattarsi del malvivente che ha rubato dell'oro e 300 euro in contanti ad una coppia di pensionati, l'uomo che gli agenti della polizia locale hanno fermato nelle scorse ore.
Il fatto era accaduto una settimana fa in un appartamento di via San Giovanni a Vigevano. L'uomo si era presentato alla porta dei due novantenni spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto incaricato ad effettuare alcune verifiche. Dopo qualche minuto il malvivente aveva comunicato alla coppia di anziani che l'acqua era contaminata e per poterla rendere potabile avrebbe dovuto utilizzare un'apparecchiatura in grado di danneggiare oro e contanti. Perciò il finto tecnico ha consigliato ai pensionati di mettere nel frigorifero tutto l'oro e il denaro contante che custodivano in casa. Subito dopo ha chiesto loro di scendere verso la cantina per riaprire l'acqua corrente. È in questo momento che il truffatore si è dato alla fuga con tutto il bottino. Nelle scorse ore, gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno fermato un uomo la cui descrizione corrisponde a quella del malvivente. Allora, vi abbiamo raccontato poc'anzi della solidarietà a Voghera attorno all'imprenditore 68enne che ha sparato venerdì sera contro un gruppo di persone che si era introdotto nell'area della sua azienda. Abbiamo intervistato proprio il promotore dell'iniziativa di questa pagina Facebook a suo sostegno. Ho creato questo gruppo per, appunto, per dare solidarietà, per farci sentire vicini a questo imprenditore che è stato vittima di questo tentato furto e che si è difeso come ha ritenuto più opportuno, ma non pensavo assolutamente di ottenere quasi 800 iscrizioni al gruppo. E in molti dicono bisogna per forza farsi giustizia da sola, ecco, secondo te è una cosa giusta oppure no? Ma a mio parere a questo punto sì, perché non potendo attualmente contare come sembra sulla giustizia, direi che l'unico modo, almeno per sentirsi sicuri, diciamo, più o meno. Nel senso, la reazione forse più spontanea, se ti trovi davanti una persona, sicuramente non è il tempo di chiamare i carabinieri. Se ti trovi davanti sette persone che ti stanno per aggredire, anche volendo, è forse la reazione più spontanea, appunto, che una persona possa avere. Qui a Voghera, come anche altrove, cioè, è una situazione molto diffusa che da quanto ho visto dai commenti tutti quanti condividono. Forse il primo tema che viene trattato, ma è l'ultimo che poi viene messo in pratica, la sicurezza. Comune e Polizia Locale a Pavia hanno presentato questa mattina un importante progetto. L'educazione stradale spiegata con una app. Il progetto Vigilandia, portato avanti dal Comune di Pavia e dal Corpo di Polizia Locale, si arricchisce di un nuovo strumento di apprendimento, studiato per i bambini delle scuole primarie della città. Un'applicazione gratuita, disponibile sia per tecnologia Android che Apple, per sensibilizzare anche i più giovani alla prevenzione degli incidenti. Si tratta di un ebook interattivo attraverso cui gli studenti potranno imparare a conoscere il codice della strada giocando, sia a scuola con gli insegnanti che a casa in compagnia dei genitori. Le regole del codice della strada, i comportamenti, bicicletta, piedi, eccetera, i ragazzini potranno vederli direttamente utilizzando iPad, smartphone e così via, che sono strumenti che oggi come oggi i ragazzi utilizzano molto e che sono anche dal punto di vista forse dell'immediatezza più utili e più accattivanti per loro. Quindi credo che sia un'iniziativa molto interessante, molto simpatica, che va nella direzione appunto di migliorare la sicurezza e di rendere anche i ragazzini più responsabili quando si muovono per le strade. Con le prossime immagini, Chiara, torniamo a Vigevano. Esatto, Francesco, dove c'è stato uno scontro tra due auto in Corso Novara intorno alle 13 di oggi proprio a Vigevano. Sul posto allertati anche i vigili del fuoco per la fuoriuscita di fumo da un'auto. Si temeva infatti che una delle due vetture potesse essere a rischio esplosione. Nulla di grave fortunatamente, neanche per i coinvolti che non hanno necessitato il trasporto in ospedale. Intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia. E invece gli agenti della squadra volante della Questura, durante un normale controllo del territorio a Pavia, hanno fermato due persone che stazionavano davanti all'ingresso di un supermercato. Si tratta di un 42enne residente in provincia di Pavia e di un 33enne di Genova. Dagli accertamenti due sono risultati pregiudicati. Inoltre al loro carico pendeva un divieto di ritorno nel comune di Pavia per 3 anni, emesso nel 2012. Sono stati dunque accompagnati in Questura e denunciati. Un rocambolesco episodio, protagonista un 51enne di Casteggio.
Ha provato a sfuggire al posto di blocco, ma è stato inseguito e fermato. È durata poche centinaia di metri la fuga di un impiegato, 51enne, di Casteggio, sulla cui auto i carabinieri hanno trovato uno zaino pieno zeppo di preziosi, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. L'uomo, un pregiudicato, residente in Oltrepò, lunedì sera attorno alle 19 era alla guida di una Dodge, quando nei pressi dell'uscita Borgo Ticino della tangenziale di Pavia i carabinieri gli hanno intimato l'alt. Sulle prime il 51enne ha rallentato, ma quasi subito ha pigiato sull'acceleratore cercando di scappare. Bloccato all'ingresso di Borgo Ticino è stato perquisito ed è emersa la ragione di tutta quella fretta. Sull'auto c'era uno zaino stracolmo di preziosi, quasi un chilo di gioielli e 3 orologi di marca Rolex. Come prevedibile, il 51enne casteggiano non ha saputo spiegare cosa ci facesse tanta merce pregiata in uno zaino sulla sua auto. Domande a cui i carabinieri della compagnia di Pavia stanno cercando di dare una risposta. Emergenza abitativa, un importante convegno nell'escursore organizzato a Pavia dal sindacato degli inquilini di Sunia. Allora, l'occasione è stata davvero ricca perché gli interventi che si sono succeduti qui nel nostro congresso hanno toccato praticamente tutti i punti che riguardano le questioni abitative. Se non si adotteranno dei provvedimenti urgenti, probabilmente nei prossimi mesi vedremo delle situazioni gravissime che si tradurranno poi in forti problemi sociali, perché rischiano davvero di esplodere poi queste problematiche. Quindi l'emergenza richiede interventi urgenti da parte di tutti, è una grossa responsabilità sia da parte del governo che della regione Lombardia, perché i comuni ormai stanno facendo quello che possono e sono davvero arrivati al capolinea. Ecco, auguriamoci che questo congresso e tutti questi segnali d'allarme servono davvero per invertire la tendenza e per fare qualcosa e ricostituire un po' lo stato sociale che si sta sbriciolando. Nuovi defibrillatori per la polizia locale presentati questa mattina a Vigevano. In questa azione, diciamo, sistematica, ecco, della protezione contro la morte improvvisa, la prevenzione contro la morte improvvisa, siamo arrivati anche al problema di vedere se è possibile intervenire tempestivamente nelle strade, che so io, nei locali, alla sera, durante la notte, eccetera, da qualcuno che sulla strada sempre si trova. E allora ci siamo rivolti ai vigili, i quali saranno preparati alla rianimazione cardiopolmonare, sono muniti di un defibrillatore che noi abbiamo regalato questa mattina e abbiamo quindi potenziato con loro, con la loro forza di intervento, di pronto intervento. È un'occasione ulteriore per dimostrare che la polizia locale è vicino al cittadino, soprattutto nei momenti più difficili, e poter intervenire e salvare una vita credo che sia un'esperienza, si spera di non incappare mai in una situazione del genere, ma se dovesse succedere e se riuscisse a fare, penso che sia un'esperienza molto molto bella, molto positiva. Verranno installati sulle moto e sulle auto, giusto? Ovviamente verranno posizionati sulle pattuglie automontate, proprio perché sono più agevolate nel trasportare queste strumentazioni delicate, che quindi vanno anche tenute in modo particolarmente attento. E a Pavia novità positive per i ciclisti. Oggi diamo una risposta concreta a tutto il mondo dei ciclisti in generale, perché avevamo preso un impegno concreto. Sono pronte le prime 22 rastrelliere modello Pavia, con un colore accattivante, appunto l'azzurro Pavia. Sono rastrelliere appunto che sono molto più all'avanguardia e consentono di essere più agevoli e più sicure per la protezione della propria bicicletta, hanno un bel look e fanno arredo urbano. Sono pronte, abbiamo i primi 132 posti, li dislocheremo in tutte le zone più sensibili e più altamente frequentate dai ciclisti, ma questo è solo un inizio, quindi un nuovo corso, no, per i posteggi di biciclette. Sicuramente andremo avanti insomma di questo passo, quindi per il futuro, quando riusciremo a reperire risorse, continueremo a investire in questo senso. Con la prossima notizia, Chiara, andiamo all'Andriano.
Esatto, Francesco, dove c'è stato un furto nella notte al distributore Total Erga. Ignoti mediante frazione di una porta si sono introdotti all'interno del bar situato in quell'area di servizio rubando generi alimentari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto con la denuncia. Cambiamo decisamente argomento. Grande successo al Teatro Cagnoni a Vigevano del comico Paolo Migone, uno spettacolo dedicato ai rapporti tra uomo e donna. Una conferenza sull'uomo e sulla donna. Questi due mondi, questi due universi che si attraggono, si respingono, queste due palle che girano. Sì, spesso fra l'uomo e la donna girano le palle e lo sappiamo tutti. Due ore di risate senza interruzione. Paolo Migone timbra un altro successo con il suo ultimo spettacolo dedicato ai rapporti fra uomo e donna e lo fa raccogliendo le riflessioni di John Gray, uno psicologo statunitense e autore di diversi studi sulle relazioni fra uomo e donna. L'idea di John Gray è bellina perché dice che noi da Marte abbiamo visto le donne su Venere, siamo andati a trovarle con dei razzi, poi siamo riusciti a convincere a portarle via, però sulla via del ritorno ci siamo fermati sulla Terra. Dopo qualche tempo un virus ci ha preso il cervello e ci ha fatto dimenticare che veniamo da due pianeti diversi. E quindi ecco perché ci sono problemi, perché non ci rendiamo conto che veniamo da due pianeti diversi. C'è una forza incredibile che tiene uniti l'uomo e la donna. Può durare anche 30 anni, 40 anni. È bellissimo. Si chiama mutuo. Il pubblico apprezza e si fa coinvolgere perché lo spettacolo parla della quotidianità di ogni coppia. Le coppie vanno bene sono quelle che, dove lui e lei non si vedono così spesso, magari il lavoro ti porta lontano e quindi non si consuma l'amore. Io ho per esempio una moglie da 21 anni e in realtà saranno 5 anni che ci vediamo fisicamente, 6. E questo secondo me fa bene al rapporto perché si torna e si ha sempre la voglia di cercare, di capire. Invece quando uno è costretto tutte le sere a tornare a casa, a mangiare la solita minestra, si consuma tutto e finisce malamente. Il 78,6% della persona che ami è acqua. Quando ci litighi praticamente stai litigando con due taniche da 25. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, ha chiuso la rassegna dedicata ai comici. Quattro serate da tutto esaurito al Cagnoni con la promessa di un nuovo ciclo per la prossima stagione. Il pubblico di Vigevano ha risposto molto bene, il pubblico fuori Vigevano è venuto. Speriamo di proseguire anche nel prossimo anno questa edizione della rassegna dell'arte dei comici. Torno qui dopo 5 anni. Chi c'era 5 anni fa? Don Quixote, chi c'era? 3. Vado via. E chiudiamo con le immagini di festa che arrivano dal carnevale di Santa Maria della Versa. Thank you.
ricordato durante la sfilata Paolo Macchini. Io vi chiedo scusa, ma è una persona che veramente a noi è rimasta nel cuore dal primo carnevale che abbiamo fatto ad oggi e a quelli che verranno, perché lo sentiamo sempre qui con noi e siamo convinti che da lassù sarà contento di vederci vincitori ancora una volta. Grazie Paolo! E noi ripartiremo tra due minuti con il nuovo meteo di Paolo Corazzon.